C'eravamo io, lui e Luigi, Luigi addirittura. E infatti va con... E alla fine ce l'ha fatta quella volta lì. Oh, adesso sono partiti super rapidi. Perché così veloci? Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Mamma mia, Ness, eccoli. Daisy, ma che matchup è? Non ne so nulla. In realtà non è che si combina un chissà quanto insieme. Beh, Daisy ha le rape però come proiettile non è assorbibile da Ness. Quindi... Il matchup onestamente considero che sia per Daisy solamente perché è sempre per Daisy. Cioè, ah, dici? Certo, il matchup Ness Daisy intendo. Ok. Sì, perché in effetti tanto hai l'unico proiettile, uno dei pochi proiettili che sono assorbibili, quindi in totale prima puoi vincere con quelli, no? Sì. E inoltre, cioè è comunque non so... top tier, immagino. Non so come funzionano. Non so come funzionano le combo di Daisy su floti come Ness. Io tipo con Sheik fatico tanto. Io però su Sheik sono. Cioè, non è che sono il migliore Sheik del mondo. Mettiamola con così. Sheik contro Ness. Fatico a fare certe combo, capito? Devo cambiare completamente le strade. Dipende. Effettivamente anche Daisy ha delle hitbox non tanto grandi. Però Farang le conosce a memoria. Questo è vero. Conosci più le distanze che la hitbox in sé. Tipo la distanza perfetta è da fare. Per ora sta facendo un sacco di colpi singoli, ecco. Sì, esatto. Non sta cercando la le combo sbroccate, no? Quelle Twitter combo di Daisy. Oh, vabbè, è morto. Ahia. Sì. Gandix comunque effettivamente lui ce l'ha la kill power tantissimo. La Pair, guarda, su Kalos poi ha ucciso 120, voglio dire, è buonissimo, ecco. Tra l'altro su Daisy è molto facile prendercela, per quando fa float, no? Sì, è vero. Si espone tantissimo. Questo potrebbe essere un grande svantaggio effettivamente. La mancanza del float. Non che Rang ne abusi chissà quanto, Vero. Eccolo all'edge. Eccolo. Si confonde un po' Gandix, non fa niente, si tornerà lui. Ok, riesce, dai, con un grab, la tiene fuori. Come ha fatto? Come ha fatto la sto qui? Ah, ok. Ha fatto un fake. Rientra. Mamma mia qua Rhyme. Ok. Ok. Non ho capito se quel nair di Rhyme non ha colpito oppure se n'era partito. Penso solo che non abbia colpito in realtà. Ah, mancato. Strano. Ok, vediamo un po'. Ness, Fair. Qui tanto il vantaggio Gandix qui. A lui basta qualche colpo qua e là, portare il vantaggio ancora più lontano. E anche perché comunque c'ha già una stock. Mamma mia, si espone tantissimo Rind, però non c'è la Fair. Questa è stata una sequenza in cui la lancia. 149 qua di Gandix, che non vuole saperne di schiattare. Cerca il back air, Rind, giustamente, le chimisi si cercano sempre. Però nel fare ciò prende un pochino di danno. Il vantaggio di Gandix continua ad aumentare qua. Sì. Oh, finalmente corona in testa Rhyme. Riesce a fare questa kill, adesso deve ricominciare. 30% da parte sua e prende un bel po' di danni in realtà. Gandix non vuole lasciarlo pensare nemmeno di poterlo recuperare. Backair to backair, così. Ok, trovo il fulmine. Oh, bruttissima float. Non flotta, perché? Rispostissima e muore fail. Così con un fail. Non muore, no, ancora. È morto, va. E cosa riuscita? Come ci è arrivato? Tu non ho capito se ti aveva stato il bordone, certo. Non ho capito se. Boom! Io gli ho in testa. Metto i nomi a contare un attimino. Mi fa brutto vederli in quell'ordine. Switch? Perché? Ah, perché erano. Okay. In base alle... sì. Cioè, perché da. Non lo metto in base alla webcam o in base alla webcam? Io di solito, esatto, in base alla webcam. Va benissimo così. Ottimo. Credo sia la prima volta che vengo a castare ad un gas, sinceramente. E che emozione si prova. Fantastico, è veramente una bella emozione, però devo capire come avete fatto le cose. È vero, sì, c'è quel problema. Giustamente. I nostri caster tutti competentissimi, io per primo, top tier caster. E si va sul secondo match. Per ora Gandix mi sembra molto dominante. Rhyme però decide di non cambiare personaggio. È vero, in realtà io mi immaginavo prendesse subito Bowser. Proprio così. Ci può stare in realtà, perché non è che abbia perso di poco onestamente. Mamma mia, si è ricordato come si gioca però. Svegliato, ha fatto 56 così velocemente. Ma Gandix subito risponde. Oh, bello, okay, giustamente. Bel movimento. No? Ma cosa si gioca? Si torna in neutrale e si cerca un'altra apertura. Eccolo, entrambi ci provano il backer che finalmente entra ma non... mamma mia, che neutrale. Vedo qualcosa di diverso in rank. Sto giocando diversamente. Sì, è vero, perché? Il movimento è proprio... stato un download tipo.
poi continuiamo a giocare su Kalos. Bella questa l'idea. Chissà se lo rende più corto anche la rapa. Secondo me sì. Mi è sembrato di sì, perché l'ha colpito e beh, ha fatto la stessa animazione. Bello, bello, mi piace un sacco questa idea quella. Oh, finalmente forward throw di Garrix. Non può colpire il fulmine Daisy, per dire. Non lo vedo fare mai. Non so, può, forse, forse può essere che c'è le hitbox piccole, secondo me. Rischia sempre di beccarsi un po' di danno. Rapa. Mamma mia, quanto. Bellissima! Sto dicendo quanto arriva lontano l'air dodge di Ness, mamma mia. Sì. Ogni volta di qua, stavolta devi usare la. Niente, niente. Mamma mia. In realtà il recupero di Ness non è la B, è l'air dodge. Sa. Sì, quello è vero. E il salto, effettivamente. Esatto, esatto. Tipo Yoshi, tipo uno Yoshi. 66. Oh, il back throw, giustamente, lo lancia via. 66%. Non è tantissimo, devo dire. Gandix comunque. E poi in realtà Daisy a percentuali basse fa un botto di danni, quindi 66 alla fine è abbastanza normale. Ci può stare, Gandix ha riportato la partita praticamente in pareggio. Finalmente Raig riesce a fare un pochino di danni. Prova il Nair, poteva. Ria ha provato tutto e per tutto con Fair. Però si è esposto un po' troppo Gandix in questa interazione. Oddio, riesce! Oh! Che merda! Se posso dire, fare un commento a caldo. Ci ha fatto di proposito perché ha tenuto tutto giù. Se no si attaccava al bordo. Ma perché lo fa apposta? Cioè, forse. Credo almeno. Cioè, si dovrebbe attaccare. L'ha fatto due volte di seguito. Quindi sicuramente era un po' questo. Mi chiedo quale fosse. Forse voleva prendere. Perché infatti farebbe un pacco di danni, alla fine dei conti. Anche. Stavolta. Secondo me può essere anche che lo considera un mix up e basta. Adesso l'ha condizionato. Infatti, perché tanto metti caso che Ryan lancia. Oh, è tanto bene. Finalmente in chiude. Curato. È prima volta in vantaggio Ryan. Eh sì, è vero. 76% qua deve fare però un po' di danno. Prima quando è entrato ci ha messo un pochino per carburare. Finalmente. Ha provato il cheese. L'hai visto? L'hai vista sì, proprio. Vabbè, quello si prova sempre, secondo me. E anche, non ti dico free, però in realtà non è che rischi tanto quando provi a fare quella cosa. Sì, anche perché in realtà. La reward è altissima. Esatto. Batte il. Il Yo batte. Interessante. Vediamo un po' adesso. Movimento strano lì da parte di Gang. Punizione sua. Ok. Fanne un altro. 50! Alla faccia! Rientra a 50 in due colpi di invece. Giustamente. Come sei arrivato al 50%? Cos'era? Ti giuro è stato tipo. Insinero. Sì, infatti. Ok, continua a tenerla lontana, la portata quasi a 100%. No. Rischio gigante qua di Ryan. Deve ritrovare il terreno. No, non basta. No. Non basta. Bella di Ai. Sì, però non è bastato. Kalos ha salvato Rengar sul primo up smash, ma il secondo giustamente per prendere la stock. Devo dire che l'up smash di Ness non l'avrei mai detto, ma è una mossa veramente tanto tanto forte. È vero. Quando vai a guardare proprio sulla carta è tanto veloce. Sì, perché è veloce, colpisce esatto tutto intorno e alla fine lancia lontano. Secondo me l'unica cosa che non fa è il danno magari. No, il problema è che puoi disattivarla, lo diceva proprio Gandix. Mi ha detto puoi che cancellarla, intendi? Nel senso che io mi è arrivato sopra la smash di Ness, colpisco lo yo-yo con una mossa mia, disattivo lo smash. La smash intera? Sì, disattivo un intero up smash, però devi colpire lo yo-yo, devi rischiare colpendo lo yo-yo, capire? E lì lo disattivi. E comunque torniamo. Sì, torniamo match sempre point. Su Kalos, ma non c'è la DSR ragazzi? Ah, è vero, DSR. Facciamo? Dipende, la scelta Ryan in realtà. Quindi se seguono loro è effetti gentleman's agreement si può sempre. Esatto. Però. Quindi se l'ha accettato ormai è andata. Si può scegliere quello che vuoi, se entrambi i giocatori sono d'accordo si va. Si vede che Kalos è il tema di questo set. Io tipo il primo che vanno, prova. Sempre. Odio Kalos, con tutto me stesso. In realtà sì, è una cosa che ho notato di parecchio. Però c'è di buono che. C'è il muro, se sì che mi si incolla al muro. Muoio. La voglio. Si incolla tra l'altro. Oddio! Mamma mia qua Gandix. No? Fa questi recuperi super rischiosi. Ryan gli dà un ceffone così forte che lo uccide. Vediamo un po'. Non uccide neanche la cazzata poi, l'ha ucciso. No, l'ha ucciso. Ok, e qua. Sequenza di vantaggio per Gandix, ma qui Ryan appunto deve provare. Che rischio. Vantaggio, dash attack. Oddio, untouchable tra l'altro. Di studio line. Pressa precisa proprio.
e inizia il danno. Oh, pensavo... Ok. No, riesce a evitare, perché? Forse è qualcosa che io non so, Ryan. Io non riesco mai a beccarmi uno e basta di quei forward. Potrebbe essere un misto tra SDI e il fatto che è un floating. C'è molto leggera di... Oh, oh! Mamma mia. Zero spot dodge. Backthrow continua con questo... Sta facendo un sacco di back air sul fulmine adesso, vedi? Per distruggerlo. Cambiando un po' l'approccio al fulmine. Sì, quello è vero. Però non ne ha. E di nuovo la smash. Non ne abusa tanto Gambit, devo dire. Non ha usato tantissimo il PK Fire. PK Fire non è vero, PK Fire è quasi per niente, è incredibile. Beh, certo, su Kalos. Su Kalos forse potresti mettere un verso 100 stage, ma non so quanto sia utile. Perché c'è bisogno della piattaforma per fare bene PK Fire. Devi fare quel doppio salto. Intanto tornando in vantaggio Gandix. Questa stock Ryan ha bisogno di un fair oppure niente. Un miracolo. Un miracolo. In realtà anche un back air. Cioè gli basta poco, soltanto che qua Gandix continua a fare i danni. L'ha portato a 50. È che non ha gittata. O mette e poi 111 fair. Il back air in realtà mi sa che non. Sai, non basta. Intanto Gandix. Tutta l'interazione. Tutte le scelte giuste sta facendo. Eh sì, in realtà. Secondo me sai cosa? Questa è la winner final, vero? Questa è la winner final, dovrebbe esatto. essere. Esatto, secondo me Ryan ha usato soltanto Daisy sperando di rincontrarlo dopo e usare tutti i personaggi a disposizione. Ho capito. Ci può stare in realtà, perché loro sono effettivamente i favoriti. Quindi ci si aspetta che arrivi una winner final dopo. Certo. Che non è detto, sotto abbiamo... Chi è? Chi c'è il Giuseppe Braga adesso? Ed ecco l'Electro! Che non conclude la partita? 0.9 per impatto? No, scherzo. De la c'era, una console così. L'ha trovata dopo. Dash attack e chiude! Dash attack, un po' lame questo finale di partita. Chiude, piccolo pop-off. Piccolo pop-off. Grande Leo. Grazie. Sono un po' di parte.